Arriviamo al punto. Le grandi operazioni, le grandi strategie di politica economica poi cadono nelle città, dai cittadini e passano attraverso i sindaci. Adesso ci sarà un'ondata di votazioni amministrative molto importante. Milano sarà la città, insieme a Roma, insieme a Napoli, la città su cui si valuterà se il centrosinistra ha tenuto o no questo periodo. Lei cosa si aspetta? E quando Matteo Renzi fa capire che il suo candidato è Sala, la persona che ha organizzato l'Expo perché ha funzionato, nella sua città, lei cosa pensa? A cosa pensa Renzi nel momento in cui sceglie Sala? E a lei cosa viene da pensare? Ma innanzitutto a me non risulta che Renzi abbia scelto Sala. Non so, lo dice qualche giornale, a me qualcheduno lo esclude. Domani o nei prossimi giorni lo saprò e glielo chiederò direttamente. Secondo me le dice così, dai su, Sala vince. Allora, il problema non è vincere, perché anche a me davano perdente e poi ho vinto e credo in tante altre occasioni è capitato. Il problema è, e credo, perché ce lo riconoscono un po' tutti, che in questi 5 anni abbiamo lavorato bene. Non solo l'ha detto il Presidente Mattarella con quel bellissimo articolo su Sole 24 Ore, ma proprio l'altro ieri il Presidente del Parlamento Europeo ha detto Milano è una città leader non solo in Italia e in Europa, ma anche nel mondo. E allora perché non si ricandida? Perché io sono coerente con me stesso. Io ho detto, fin dall'inizio delle primarie a cui avevo partecipato, che avrei fatto un unico mandato e avrei aiutato a far crescere una nuova classe dirigente, perché è necessario che ci sia continuamente il ricambio. E allora io le faccio quello che le dirà domani Renzi, vabbè, dai questa coerenza, ma se vinciamo ricandidati. Però il problema è questo, ritornando alla domanda iniziale. Ha vinto un centrosinistra largo, aperto, capace di parlare con i mondi più diversi. In questi 5 anni a Milano abbiamo fatto tante di quelle cose perché siamo riusciti a collaborare con i privati, a creare e a rafforzare il dialogo interreligioso, a salvaguardare la vecchia Milano e creare condizioni perché ci sia una Milano che guarda al futuro. Io credo che questa alleanza deve essere salvaguardata al limite con la capacità di coinvolgere ancora più società. Pierluigi Bersani.